Spettacolando TV, né Giulietta né Romeo, Carolina Pavone nel ruolo di Maria. Chi è Maria? Maria è questa ragazza che diciamo fa un po' da guida a Rocco e Mauri in questa avventura, in questa fuga. Una ragazza molto aperta. Molto aperta, molto... Avventura verso il concerto. Certo, scusami, certo. Stavo interrompendo. Certo, in realtà... questa avventura milanese verso il concerto. È molto simpatica, molto aperta, sì. Anche perché ha una madre particolare, un po' hippie, certo. No? Rimasta ancorata alle tradizioni degli anni 70. Certo. E anche lei in realtà lo è. Sì, 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 la madre col mito di Jim Morrison e di Kurt Cobain, coi ricci. Nirvana. Nirvana, sì, 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 quindi, quindi è così. Ecco. Senti, dimmi un attimino, ma la tua storia a livello artistico, come nasce Carolina Pavone? Oddio, Carolina Pavone, sì. Sì, allora, questo è il primo film che ho fatto come attrice. E, sicuramente il cinema è quello che voglio fare, ecco. E, è nato tramite un provino e poi piano piano, insomma, ecco, è andata bene. E questo è il primo film che ho fatto come attrice. Devo dire che funziona, il tuo ruolo specialmente. Ecco, com'è stato lavorare con Veronica Pivetti? È una regista stacanovista, è un'ottima guida registica e a volte un po' severa. Veronica è stupenda, stupenda, è stato veramente molto bello lavorare con lei. È molto precisa e nonostante ci fossero molti momenti di giovialità, di simpatia, di cazzeggio, se si può dire, quando bisogna fare è molto precisa, pretende che le cose siano fatte per bene, è anche molto puntuale come indicazioni da un punto di vista registico, ecco, ti fa capire qual è la sensazione esatta, qual è l'atmosfera esatta che va comunicata al momento di quella scena. Ma tu come amica nella vita sei veramente una guida? Ti è mai capitato di fare la guida di un tuo amico gay? Cioè che ancora non si era palesato gay, ecco. Questa cosa in particolare no, se devo essere sincera. Ho amici del genere, però non mi è mai successo da fare da guida o da persona determinante nel momento preciso dell'outing, insomma. Però diciamo sì che mi piace molto fare gruppo, fare... insomma, ecco, sì. Un consiglio ai ragazzi che ancora non hanno scoperto la loro identità sessuale, ecco, che hanno paura anche dei giudizi della società, perché certo. Purtroppo c'è ancora certo, questo certo. Questa grande, diciamo, paletto, no? A livello morale. Certo, coraggio, perché non è assolutamente niente di fuori dal comune. Mi sembra anche superfluo dire che niente di più della normalità, della norma, mi sembra anzi brutto dirlo, non è niente di speciale, però bisogna capirsi e accettarsi. Okay. Ecco, insomma. Carolina Pavone, Maria in Né Giulietta né Romeo, ci vediamo giovedì al cinema. Questo giovedì mi raccomando. 19 novembre, ragazzi, vai. Tutti al cinema. Tutti al cinema. Una cosa così bella. Molto carino il film. Molto lo confermo. Carino, molto carino. Spettacolando TV, mi raccomando, consiglio. Ciao. Arrivederci.